Niente da fare, la partita era stata anticipata da pessimi presagi, infatti in casa di Botoli erano ben 5 le assenze pesanti e se nel conto ci mettiamo anche la squalifica del coach Mirko Morelli per quello che è accaduto 7 giorni fa a Sesto Fiorentino, si può benissimo parlare di serata storta per il sestetto aretino che non ha retto l'urto di un Prato che ha fatto sua l'intera posta in palio approfittando delle condizioni favorevoli. Nel conto mettiamoci anche le non perfette condizioni di qualche giocatore più esperto, la frittata è stata completa e pensare che nella prima frazione i neuroamaranto si erano imposti per 25-22, ma cammin facendo si sono viste le lacune e dopo la seconda partita persa 21 la squadra aretina ha iniziato a perdere le sue coordinate favorendo il gioco degli avversari che sono riusciti a chiudere gli altri 2-7 a loro favore. Per i Botoli uno schiaffo pesante che però non intacca quello che di buono è stato fatto finora. Per la cronaca si segnalano anche le sconfitte di misura del Cortona con la corazzata Sesto e del Foiano che ha ceduto l'intera posta al Colle.